Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della Toscana, delle attività, degli intrattenimenti, delle feste. E stasera, oggi, siamo proprio qui a Vellano, alla Sagra delle Frugiate di Vellano. E ho qui accanto a me un personaggio veramente importante di tutta la Valleriana. Parlo di Publio Biagini. Buongiorno Publio. Grazie, buongiorno a tutti voi. Ha creato un museo. Un museo. Vuoi parlarci del tuo museo, Publio? È stata un'idea di quei giorni, un'idea che ha avuto la sua fortuna, grazie anche a personaggi come voi che ci intervistano, che vengono a fare ricerche, giornalisti, una cosa e l'altra. Questo museo si è allargato, è il museo del cavatore e minatore, anche mio padre aveva fatto lo scalpellino e quindi avendoci un po' di materiale in casa di vecchie famiglie, anche nonni, sì, erano scalpellini, una cosa e l'altra. E io, essendo nel mondo della mineralogia, ho cercato di ideare questo museo. Questo museo ha avuto fortuna e dal 1999 porta migliaia di persone tutti là. Esatto, quindi vengono qui a vederlo. A parte questo periodo di pandemia, che comunque ce la siamo cavata abbastanza bene, dico abbastanza. Vabbè, è stato un periodo difficile un po' per tutte, no? Per tutte, certo, le attività, certo. Però stiamo ripartendo. Vellano comunque e tutta la Valleriana è una risorsa molto importante, no? Per Pescia, per le zone, per la montagna pesciatina. E quindi avere un museo di questa portata è un illustre. Io credo una cosa. Sì, a Vellano abbiamo un museo, abbiamo l'ultima cava di Pietra Serena, che è la cava Nardini, però ogni paese, io sono più che convinto e ne sono innamorato, ogni paese ha tutte delle cose che normalmente non vengono conosciute, ha dei tesori nascosti, quindi non merita venire solo a Vellano, certo, per venire a vedere, giusto, il mio museo, giusto, ma merita anche andare a visitare gli altri paesi, perché hanno delle cose, ve lo posso garantire, bellissime da farvi vedere e che la gente non ha mai visto. Esatto, quindi vi invogliamo, venite nella Valleriana proprio a conoscere tutti questi paesini, perché hanno veramente tanto. Ma ritornando al tuo museo, sì, allora, ci hai detto proprio che è l'ultima cava toscana di Pietra Serena, cioè aperta, adesso non ci sono più. No, non c'è. Fai conto che ce n'erano nell'antico comune di Vellano 56 cave dove lavoravano oltre 1000 persone. Adesso è restata l'ultima, questa qui a Vellano. Sì. Le cave erano suddivise anche in altri paesi e in base a questo purtroppo con gli anni 70 hanno iniziato a chiudere e hanno chiuso tutte. Ed è rimasta soltanto questa. Pietra Serena. Sì. Voi organizzate anche dei tour per le scuole? Certo, più che altro lavoriamo con le scuole, okay, oltre che le gite al museo e le gite a visitare anche gli altri paesi, ripeto, anche gli altri paesi, noi organizziamo la visita delle chiese, la visita di qualche parco, i resti delle mura, tutto quello che c'è da visitare è una cosa e l'altra, più che altro lavoriamo, anzi siamo qui apposta per invitarvi anche professori, insegnanti, una cosa e l'altra, a invitarvi a venirci a trovare. Non resterete delusi. Assolutamente no, anche perché insomma per i giovani, per i bambini queste cose sono importanti, conoscere le pietre, conoscere da dove arrivano, conoscere come venivano tirate fuori, no? Certo. Tempo e tuttora. Quindi venite assolutamente. Come contatti per venire qua ci si rivolge? Esistono su tutti, sia su Facebook, esiste, certo, una voce che si chiama Amici della Miniera di Publio, oppure Publio Biagini, o Io amo la Valleriana. Perfetto, quindi sono tre siti dove potete venire, fissare. L'ingresso è libero, le visite guidate sono libere, non c'è nessun biglietto da pagare, non c'è mai stato e non ci sarà mai. Bellissimo, bellissimo, complimenti. E parlaci un po' dei tuoi collaboratori, perché tu non sei da solo. No, non sono, io sono da solo, è intestato tutto la miniera di Publio, sì, però è di mia moglie, come partita IVA, una cosa e l'altra, è tutto mia moglie. Però io collaboro, con me ci collabora il gruppo GAEV, il gruppo alpinistico ecologico velanese. Qui con me ho mio genero Rosario. Vieni Rosario. Salve. Mio genero Rosario. Benvenuto Rosario. Grazie, allora, buongiorno. È entrato anche lui in famiglia. È entrato anche lui nella famiglia. Ed è un, sì, aiuto importante. Certo, è un aiuto importante. Allora Rosario, cosa fai all'interno della mostra? All'interno della mostra, diciamo che per ora, appunto, essendo entrato da poco, ancora poco, perché sempre da imparare piano, Publio, piano piano. E diciamo grazie anche, appunto, come si vede, dal paese, le pietre stesse con cui sono state costruite anche le case. Consiglio
potete venire a visitare, e secondo me anche un consiglio è toccare con le proprie mani le pietre con cui sono state costruite queste case e capire appunto cosa c'è dietro. È importante venire anche a visitare il museo di Publio proprio per capire qual è il vero lavoro che c'è stato dietro, dei minatori, cavatori, e appunto poi minando anche le costruzioni da lì si capisce dalla piccola pietra alla pietra grande con cui hanno costruito le loro case e tutta la storia che poi c'è dietro, che ci può raccontare Publio. Un gioiello, un meraviglioso gioiello. Quindi noi di Toscana on the Road vi consigliamo, venite, passate una giornata, potete mangiare qui le specialità anche che ci sono della Toscana, e grazie, grazie Publio, veramente. Hai detto una delle ultime parole, hai detto gioiello. È un gioiello. I minerali sono definiti gioielli. Io vi ringrazio, vi ringraziamo davvero di cuore per il vostro intervento, grazie e arrivederci a una prossima occasione. Grazie, grazie a voi, grazie infinite, grazie, ci vediamo alla prossima tappa di Toscana on the Road. Ciao, un abbraccio.